Oggi l'associazione Luca Coscioni ha depositato in Regione Abruzzo al Palazzo dell'Emiciclo le oltre 8.000 firme raccolte a fronte delle 5.000 previste per la legge regionale sul fine vita, presente Marco Cappato con Riccardo Barberi. Gli attivisti hanno portato alla Fontana Luminosa come prima tappa tutti gli scatoloni con le firme raccolte per poi spostarsi con un mini corteo all'Emiciclo per la consegna. Marco Cappato ha spiegato che vogliono dire basta a chi vuole decidere per la vita del malato, ricordando la sentenza relativa al caso di DJ Fabbo. Non vogliamo più che le persone debbano essere costrette a una sofferenza insopportabile contro la loro volontà. La sentenza della Corte Costituzionale sulla mia disobbedienza su DJ Fabbo ha stabilito che in determinate condizioni un malato può essere aiutato a morire senza soffrire. Allora la legge di iniziativa popolare proposta dall'Associazione Luca Coscioni chiede tempi e procedure rapide e certi nel dare risposta ai malati. È la prima volta che si usa una legge di iniziativa popolare in Abruzzo. Spero che il Consiglio regionale voglia ascoltare, soprattutto voglia ascoltare le voci dei malati che vogliono essere liberi di decidere fino alla fine della loro vita e non vedersi imposta come una tortura la scelta di qualcun altro sulla loro pelle. Federico Carboni nelle Marche ha dovuto aspettare 2 anni prima che il sistema sanitario regionale, che ha fatto di tutto per boicottarlo, verificasse le sue condizioni e consentisse al medico Mario Riccio di aiutarlo a morire. Ecco, la nostra legge regionale dell'Associazione Luca Coscioni prevede massimo 20 giorni di tempo per dare una risposta al malato, una risposta che quindi non deve essere sulla base dell'ideologia politica, ma della reale condizione di sofferenza e della volontà che il malato esprime.